Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Allora, una vita che non faccio un mai corrisponde, per cui ho tantissime domande di Ask indietro, devo assolutamente farle, cerchiamo di sbolognarle il più possibile, il più velocemente possibile. Ne ho viste alcune che fanno ridere di brutto, per cui benvenuti. Allora, partiamo subito, senza fronzoli. Michael, perdona la mia ignoranza, ma arginina, ornitina, lisina, glutammina, sono steroidi? Hanno effetti negativi sul mio corpo se assunti o sono semplici integratori che un atleta può assumere senza far danni? Allora, sì, puoi tranquillamente assumerli senza far danni così velocemente. Sono praticamente tutti aminoacidi, per cui non ti preoccupare. Ovviamente informati circa i prodotti che utilizzi, magari prima di acquistarli, del tipo sul sito ci sarà scritto che cos'è l'ornitina, cosa fa, quali sono i benefici e i rischi. Beh, i rischi non credo. Quali sono i lati negativi dell'assumere troppe fibre? Beh, allora è molto semplice in realtà, nel senso che siccome le fibre trattengono molta acqua, rischiano in primis di cagionarti molta ritenzione e soprattutto molto gonfiore, per cui questo, diciamo, è il primo sintomo generale. È vero però che sta sul breve termine, saziano tantissimo, per cui va benissimo se hai fame e, insomma, vuoi mangiare, mangia tante fibre. Però comunque sia bene ponderarle, nel senso che è bene sempre non sforare circa i 30-40 grammi di fibre al giorno. Questo per non avere ripercussioni, perché si può avere comunque dei blocchi intestinali e tutto quanto. Ciao Michael, conosci qualche negozio fisico di integratori qui a Milano? Allora, non sono solito frequentare negozi fisici di integratori, un po' perché, non lo so, ho sempre un po' il timore che su internet si acquisti ad un prezzo migliore, qualità migliore e tutto, e anche perché, non lo so, sono sempre un po', sempre un po' più, non lo so, sono un po' scettico, ecco. Però io non sono di Milano Centro, per cui effettivamente non lo so, non ne conosco in zona. Per cui no, non si saprei consigliare. Anzi, se magari qualcuno di voi ne conosce qualcuno, volentieri indicatemi qua sotto. Per te, Jeff Said è natural? No, cioè palesemente, nel senso che secondo me è il classico mito della aesthetic, non è natural, nel senso che non lo so, dal tiraggio tutto l'anno, dai volumi tutto l'anno, dalla forza che dimostra di avere, insomma, è cresciuto anche molto velocemente. Cioè, ragazzi, apriamo un attimo gli occhi, non è natural, dai, sono altri gli atleti natural. Ma la creatina si prende anche quando non ci si allena? Allora, sì, nel senso che io almeno personalmente faccio sempre, tengo sempre la creatina uguale tutti i giorni, da quando l'ho iniziata praticamente ad oggi, per cui diciamo circa 7, 8, 9 mesi circa che la uso costantemente. Non ho mai fatto carico scarico, per cui questo per l'ennesima volta, perché mi arrivano ancora domande sulla creatina, e ne prendo circa 6, 5, 6 grammi al giorno, 2 e mezza, 3 la mattina, 2 e mezza, 3 post workout. La mia domanda è possibile durante la definizione diminuire la percentuale di massa grassa notevolmente allo stesso tempo non perdere forza in palestra non abbassando i carichi? Allora, è un argomento un po' complesso e soprattutto molto dibattuto. Secondo me no, nel senso che secondo me è una vera dieta ipocalorica che ti consente di arrivare a un tiraggio adeguato o comunque con una grossa restrizione calorica, non ti consente di mantenere una certa dose di volumi a livello muscolare, comunque una certa soglia di massa magra, ma perché inevitabilmente si perde e si toglie. È anche vero che però si migliora nel tempo, per cui diciamo che nel tempo si impara e si arriva soprattutto a mantenere quanta più massa magra possibile, sappiamo tutti, ottimizzando il metabolismo. Tutto molto bello. Diciamo tuttavia che dall'altra parte, se la domanda era il mantenimento della forza o meno, beh, io per mia esperienza personale posso dire che almeno per adesso, che non sto facendo delle schede, comunque degli allenamenti improntati sulla forza, al mantenimento quantomeno della forza sui grossi multiarticolari, che ne so, come stacca, panco e squat, beh, posso dire che forza ne ho persa. Lo stacco l'ho portato circa 180, 180, no, l'avevo portato a 180 in 5 rep. Attualmente ho provato più o meno e su 140-145 già inizio a accusare il colpo, però dipende, è molto soggettivo. Che programma usi per modificare i video? Allora, utilizzo Adobe Premiere Pro, utilizzo anche Adobe Photoshop e Adobe Lightroom, ok? Che sono tutti della stessa famiglia e diciamo che collaborano tra loro in maniera molto efficace. Il problema è che è utilizzata da grandi professionisti, tutto quanto, solo che io la so usare proprio a livello basic, cioè giusto due cose, due transizioni, due effetti, due cazzate, per cui anzi dovrei imparare, vorrei fare un corso per imparare meglio, però veramente ci vorrebbe tanto, pensando alla mole di video che sto tirando fuori ultimamente, sarebbe impensabile stare più di 10 ore a montare un video, cioè infattibile. Ah, questo è forte, oh, ciao Vince, credo
credo di avere un problema. Praticamente sono ancora in massa, quindi mangio molto, ma ciò mi provoca flatulenze continue, spesso al mattino. Però fibre e verdure ne mangio abbastanza, illuminami. Allora, diciamo che tu pensi che la fibra e verdura non causino flatulenze, o meglio le riducano, in realtà non è vero, in realtà le aumentano, nel senso che la fibra, si sa, assorbe molta acqua e gonfia molto, per cui inevitabilmente fermenta tanto anche dentro lo stomaco. Tuttavia, capita anche a me, ma penso capiti a tutte le persone che mangiano un certo quantitativo di cibo, di alimenti, che le flatulenze possono meno essere un problema. Tuttavia ti dico che molto spesso può essere cagionato, almeno per mia esperienza è stato così, da aromatizzanti, per cui se utilizzi tanti tipo flap drop o tanti aromatizzanti in generale, o farina aromatizzata o chi che sia, prova a ridurle per un dato periodo di tempo e vedere se effettivamente sono quelle o meno. Io le ho ridotte drasticamente, cioè abbastanza relativamente, e diciamo che ha risolto gran parte, però ho anche abbassato la quota di latticini, per cui insomma può essere anche quello, non lo so, è soggettivo. La cosa che ti consiglio di fare velocemente è di prendere un alimento e toglierlo per 2-3 giorni e vedere. Puoi prendere un altro, se non è quello, insomma, fai delle prove. Ciao amici, sono un ragazzo e ho 15 anni. Vorrei iscrivermi in palestra per mettere massa, peso 55, sono 1,73. Secondo te posso alla mia età fare uso di creatina e di proteine, oppure posso riscontrare qualcosa di negativo essendo in fase di sviluppo? Allora, l'avevo già detto la volta scorsa, secondo me mi fa tantissimo piacere che mi seguono tanti ragazzi, anche che si appassionano di bodybuilding, per me è una grandissima soddisfazione, però vi dico di stare attenti, nel senso di non prendete la palestra, comunque la formazione fisica, la crescita muscolare sotto gamba, questo perché veramente durante la fase di sviluppo può essere pericoloso e potrebbe divenirlo in maniera seria, per cui mi raccomando, consultate una persona veramente competente in merito e soprattutto non fatevi consigliare dal primo di turno. Io non mi sento adeguato a dirvi se fosse stato meglio assumere proteine, creatina, aminoacidi, qualsiasi cosa. Il mio consiglio è evitare, anche perché veramente non ce n'è bisogno, almeno inizialmente. Mangiate bene, una buona dieta equilibrata, sapete come fare perché siete svegli con social, telefono e tutto quanto, per cui mi raccomando, informatevi, ma è molto meglio se vi informate da qualcuno di veramente competente. Farai dei contest nel tuo canale? Sì, allora l'ho già detto anche nel video di Best Body di Wader, farò dei contest. Allora, è partito tutto con la volontà di farne almeno due al mese, cioè uno di Best Body e uno di Wader. Uno lo farò praticamente subito, non so quando uscirà questo video, però penso che massimo settimana prossima parte, per cui inizierò un contest, farò delle foto, chiederò di taggare, mettere mi piace, insomma farò delle classiche cose, poi ci sarà il giveaway, cioè farò un video velocissimo, magari caricherò su Facebook, su YouTube, adesso vedo, ma proprio velocissimo, nella quale faccio vedere un classico riproduttore casuale che sceglie il numero o un nome di uno di voi e che vince, per cui una settimana dopo gli arriverà tranquillamente la roba. Le farò e vedremo poi come si sviluppano, comunque a brevissimo. Cosa faresti se uno ti mettesse in friendzone? Boh, cioè, cosa c'è questa domanda? Non lo so. Però, allora, sono sincero, non mi è mai capitato, ma mai, cioè nel senso, mi è capitato una volta di, ragazze che decidono magari di non starci, ok, va benissimo, però non è friendzone, nel senso, friendzone è proprio quando una ragazza, sai, all'inizio fa magari un attimo la splendida, si dimostra tutta disponibile, insomma è così, e poi sul punto magari di ok, usciamo e non ti vedo come un amico. Hello from me. Allora no, così no, fortunatamente mai, però speriamo di no, stavo per dire può sempre succedere, speriamo di no, ok. Quanto si pagava con il meeting di Andrea Presti? Allora, non è un segreto quanto si pagava, anche perché comunque sia, insomma, è una cosa pubblicizzata, si pagava 20 euro, per cui era qualcosa di veramente bello, informativo, secondo me è stato, almeno per me è stato di grande aiuto. Io sono sincero, il mio allenamento da quando ho incontrato Andrea e, insomma, abbiamo parlato, abbiamo provato tutto quanto, è abbastanza cambiato, è migliorato, sono sincero, e per cui 20 euro ben investiti. Oltre a Christian Guzman, quali altri youtuber segui? Sei bravissimo, continua così. Grazie mille, ne seguo tantissimi ragazzi, cioè praticamente i fitness youtuber americani li seguo tutti, per cui da Jeff Zed, vabbè, ma è il classico, cioè proprio che mi viene in mente per la domanda di prima, però da Alex Griffin a Christian Guzman, piuttosto che a Steve Cook. Poi chi abbiamo? Abbiamo Matty Fusaro, abbiamo Travis S. Siamo tuttavia anche tanti youtuber italiani, nel fitness siamo 2-3, ormai praticamente ci conoscete tutti, però
In altri contesti, soprattutto in gaming, sono tanti. Seguo The New Magic Wizard, che fa magie e tutto quanto. Poi seguo tutta la compagnia degli Illuminati Crew, tutta la compagnia dei Mates, insomma, quelli che fanno più ridere, che sono molto più conosciuti, FaVJ, poi ce ne sono tantissimi altri. Spero di aver risposto a un sacco di domande, diciamo che ce n'erano alcune molto divertenti, altre un po' meno, però ho tantissime domande in arretrato, soprattutto su Ask, scusatemi, però veramente non riesco a stare dietro anche a questo, faccio un sacco di fatica. Continuate ovviamente a farmi delle domande, spolliciate se vi è piaciuto, a 3, 400, 500, 300, facciamo 400 mi piace, il prossimo Michael risponde sempre Ask Edition. Mi raccomando, domande random, tanto non è un problema, cerco di rispondere sempre a quante più possibili e a tutte, anche se fanno ridere, se non c'entrano un cazzo e chi che sia. Noi ci vediamo in un prossimo video.